un governo di tecnici dovrebbe parlare coi tecnici. Allora la soddisfazione di poter immaginare che una volta tanto un tema possa essere trattato al livello tecnico che merita era un'aspirazione che noi avevamo. Noi crediamo che sia venuto il momento di parlare di crescita e di fornire il nostro contributo in termini di riflessioni. Noi abbiamo un governo tecnico, noi riteniamo che i tecnici debbano parlare ad altri tecnici. La crisi è costata ad avvocati, medici, architetti, ingegneri circa il 30% del fatturato annuo rispetto al 2010. Sono 2.300.000 gli iscritti ai 27 ordini professionali in Italia. 26.000 euro il reddito annuo medio dei più giovani. Una protesta, quella del Professional Day, non contro il governo, perlomeno non solo. Tante le proposte, infatti, messe nero su bianco dalle varie categorie per poi essere consegnate al Premier Monti. Sul banco degli imputati il decreto liberalizzazioni, soprattutto le novità e le successive modifiche che toccano le professioni nel vivo, dal tirocinio alle tariffe minime e massime alle società degli under 35. A proporre modifiche o la cancellazione del decreto gli appartenenti a tutti gli ordini. Si va dagli avvocati che rifiutano in toto il testo del governo sulle liberalizzazioni ai consulenti del lavoro che propongono una riforma del sistema del costo del lavoro fino ai progetti di un fisco più semplice avanzati dai commercialisti o alle proposte sugli appalti pubblici presentate dagli architetti e dagli ingegneri. Noi abbiamo tutta una serie di iniziative che vogliamo sottoporre al governo, al Parlamento, al nostro paese, perché riteniamo di poter dare un contributo in termini di innovazione, ricerca, qualità, idee. Sono tutte cose che abbiamo elaborato e messo in una serie di documenti, soprattutto c'è quello dell'area tecnica che raccolga una quarantina di proposte, tutte concrete, moltissime a costo zero, che possono rilanciare il paese. Ma il malumore del mondo dei professionisti viene rappresentato anche dal ritornello dei giovani precari del Professional Day. Abbiamo studiato tanto per uno stipendio ridotto al minimo, con poche garanzie contrattuali e con l'incertezza sul futuro. Oggi fare l'architetto è un mestiere difficile, complesso, di difficile inserimento, di grande responsabilità, soprattutto per i giovani che in qualche modo oggi devono ricostruire una figura professionale che sta soffrendo pesantemente quello che è il clima economico del nostro paese. Ci si prova perché comunque, come ho detto anche prima, resta il mestiere più bello del mondo e questo nessuno me lo toglierà dalla testa, però è molto difficile, cioè ci sono dei problemi proprio per l'accesso alla professione, nessun editore fa più un praticantato, che la coppia è diventata quasi un ammortizzatore sociale, quindi in due in qualche modo si riesce a non pesare sulle spalle dei genitori.